Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire una piccola casa iniziale sulla spiaggia. Cominciamo con il fare una colonna di quercia alta 3. 4 blocchi più a destra facciamone un'altra. E 4 blocchi più dietro facciamone 2. Poi alziamo delle mura di betulla alte 2 su tutti i lati. Lasciando uno spazio qui. Su ogni angolo superiore mettiamo delle scalette di quercia al contrario. Per poi unirle sopra con delle lastre di quercia. Sostituiamo questa sabbia dentro con dei blocchi di quercia. E poi mettiamo una porta dall'interno. Facciamo un piano superiore utilizzando delle lastre di betulla. Qui di lato alterniamo delle scalette di quercia per raggiungerlo. Mettiamo un blocco qui e a lato di esso mettiamo delle botole di legno. Mettiamone anche a lato di queste scalette. Successivamente mettiamo un cancelletto qui e circondiamo i bordi di questo piano con delle staccionate. Sempre con delle staccionate, alziamo queste due di 2, mentre da quest'altra parte di 4. Ora facciamo il tetto, mettendo questa volta due lastre di abete sopra tutte le staccionate più alte. Uniamo queste nelle parti superiori e usciamo di 2. E anche queste. Per finirlo, uniamo la parte sotto alla parte sopra, alzandoci di mezzo blocco per volta. Mettiamo l'ultima riga di lastre qui. E ora passiamo a fare gli interni. Rompiamo questi due blocchi e mettiamo un banco da lavoro qui, per poi mettere un letto qui sotto. Ai suoi lati mettiamo due bauli. Rompiamo anche questi due blocchi e mettiamoci dentro delle fornaci. Decoriamo un po' fuori mettendo due vasi. Con dentro due fiori. Scaviamo a lato della casa 4 blocchi davanti e dietro. E poi uniamo le buche, per poi riempirle di quercia lavorata. Togliamo tutti i blocchi qui fino ad andare di 2 sottoterra, riempiendo anche qui di quercia. Per poi riempire tutto con dell'acqua. Con questo abbiamo un idromassaggio. Come tocco finale, mettiamo una riga di foglie di quercia qui dietro. E la nostra piccola casa sulla spiaggia è finita. Noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao a tutti!